Adesso eccomi qua, eccomi con la gonna dalmata, pazzesco, non ti giuro, pazzesco, bellissimo, sono contentissima di essere proprio il dalmata in persona. Ma Grazie. peraltro sì, cioè io sono emozionato, è una creatura magica, io non so nemmeno se esiste. Esiste, la prima volta che tocco Cristina, che meraviglia. Cristina, lo spiegavo prima a Cara, stiamo spiegando chi sei per noi, per la nostra generazione, ma non solo per la mia, per tutte le generazioni, sei una sorta di fata. E quindi Disney. Ma è buffo, no, arrivare in questo momento Ma a Disney, no? infatti, Cioè, quanto è paradossale questo? a parte il fatto che io sono affascinata e io il film della carica dei 101 forse me lo sono visto 100 volte, quindi ad ascoltare immersa un po' in questa emozione particolare, perché appunto per me è la prima volta che entro nel mondo Disney, no? E quindi è veramente molto molto emozionante, quindi sono emozionata, affascinata e felice perché finalmente comunque anch'io ho potuto avere l'opportunità di cantare una canzone della Walt Disney, insomma, quindi sono felicissima. Beh, sì, era scritto, non era ancora stato scritto, doveva essere scritto, lo abbiamo scritto, lo hai scritto soprattutto e lo hai cantato. L'ho cantato, tu considera che io ho inciso tanti anni fa un canta Disney, quindi ho cantato tante canzoni famose, riarrangiate dalla mia casa discografica, però non avevo mai cantato proprio una canzone originale Disney e non ti nego che spesso e volentieri dicevo, ma perché io non ne canto almeno una? E non mi era mai capitata nessuna opportunità. Quest'anno, quando mi hanno proposto, mi hanno detto, sai che c'è l'opportunità di cantare una sigla della Walt Disney? Io non sapevo neanche che cosa avrei fatto, ho detto sì, certo, perché ovviamente per me era una grande emozione, quindi grazie, grazie davvero a tutti.